Mettiamo le nostre budella nell'insaccatrice. Benissimo. A questo punto chiudo la budella all'inizio per non farle uscire la carne. Lui inizia, okay. Io tengo sempre tappato con il dito. Piano piano. Cerco di dare una forma al cotechino. Ok. Con le mani. Sì. E avanti. Eccolo qua. Abbiamo fatto? Come sono venuti? Venuti perfetti. Adesso li appendiamo in frigo? Li appendiamo. Per quanti giorni? Per 3 giorni. Sai vedere se riusciamo. Per 2 o 3 giorni, dipende come ti dico, sì, la cantina. Se è tanto asciutta, se è umida. Adesso li appendiamo un po' qua. Ecco qua. Lo vedete questo cotechino? Ecco, in Italia cotechini del genere non ce ne sono, o meglio, ci saranno pure, ma è raro, anzi rarissimo trovarli, perché è così particolare, semplice, realizzato con la carne della vacca vecchia piemontese. Lo fanno al rifugio della bistecca di Camerana, dove, lo ammetto, ero andato per altri motivi, per raccontare delle loro super bistecche che spediscono in tutta Italia, e invece mi sono ritrovato di fronte a questo prodotto molto interessante. Meritava un approfondimento. Ho scoperto che è nato grazie ai battibecchi quotidiani di una nipote 18enne e di suo nonno. Insomma, una bella storia italiana tutta da assaporare e raccontare. Ci siamo messi là, abbiamo iniziato a mettere i nostri ingredienti che di solito mettiamo anche nelle altre cose, abbiamo tolto, aggiunto, abbiamo fatto un sacco di prove e da lì siamo riusciti a trovare il giusto gusto tra sale, pepe e altri ingredienti. È così. Però io non è che ero tanto d'accordo, perché lo sapete i cotechini di cosa sono fatti? Sono fatti di maiale. Maiale. E allora, ho dimostrato che facendoli di vacca vecchia... Allora io gli ho detto, ma state un po' a sentire, ma guardate un po' voi che siete innovativi, che fate tutto... Cerchiamo di tirare fuori una cosa che vada bene, no, questa carne. E sì. Guarda qua, il risultato, questo è il risultato. Adesso voi non potete sentire il gusto, ma ricordatevi che è uguale, se non meglio, di quello di maiale. Quello di maiale, adesso noi vecchietti, ci fa star male, perché è grasso e ti fa male al colesterolo. Invece questi qua ne puoi mangiare anche uno intero che non ti fa niente. Ragazzi, a questo punto sono curioso di assaggiare questo cotechino di vacca vecchia. Desi, me lo cucini te? Certo, lo mettiamo in pentola. Perché nonno ci saluta che deve andare, vero? Sì, fantastico. Devo andare dalle mie morose. Adesso vi spiego come si cucina il cotechino di vacca vecchia. Si mette nell'acqua fredda. Sì. E si lascia cuocere per 40 minuti. Facile. Poi, alla fine, dopo che passati i 40 minuti, io prendo uno stuzzicadenti, lo immergo dentro il cotechino e guardo se è cotto o se è ancora crudo. Quindi torniamo tra 40 minuti. Certo. Bene. Ora guardiamo se il nostro cotechino è pronto. Dai, infiliamo lo stuzzicadenti. Secondo te è pronto? Come vedete non esce niente, secondo me è pronto. Tira un po' su tutto. 40 minuti esatti, Desiree. Sì, 40 minuti esatti. Meraviglia. Si taglia. Una spada. A fetta di salame. Eccolo il grano del pepe, è lui. Fa massaggiare. Signori, assaggio per la prima volta in vita mia il cotechino di vacca vecchia piemontese, frutto della collaborazione tra una ragazza di 18 anni e il nonno. Una storia meravigliosa con tanti risvolti. Beh, devo dire che è un altro pianeta rispetto al cotechino a cui siamo abituati. Se vi piace il genere, è senz'altro un prodotto interessante, che però mi hanno consigliato di mangiarlo intinto nel bagnetto verde, che è una salsa tipica piemontese. Assolutamente un prodotto credibile, ragazzi. Un altro pianeta rispetto al cotechino a cui siamo abituati, cioè proprio un altro mondo. Si sente l'intensità del manzo? È anche più interessante, se vogliamo, come complessità
dei sapori. Meno ruffiano del maiale, eh? Meno ruffiano del maiale. Però adesso Desiree me la fa assaggiare intinto nel bagnetto verde. È una salsetta tipica piemontese con acciughe sott'olio, aglio, prezzemolo, capperi sotto sale, tuorlo d'uovo, aceto di vino, pane raffermo, pepe, sale, olio extravergine di oliva. Molto curioso. Come gira in bocca sta salsetta. Signori, questa è la dimostrazione che ogni salsetta vuole la sua carne e ogni carne vuole la sua salsetta. Ma il cotechino di vacca vecchia piemontese è solo una parte di un discorso più ampio che ora affrontiamo. Ragazzi, perché il cotechino di vacca vecchia piemontese è una parte di un discorso più grande? Perché lo ritroverete all'interno di questo pacco qua, di questo pacco sottovuoto qua. Allora, cos'è questo? È un bollito misto piemontese. Nasce dalla collaborazione con Desiree, il nonno Dino e il papà Christian qui al rifugio della bistecca. Perché cosa si sono inventati? Per gli amanti del bollito misto hanno realizzato questo pacco praticamente sottovuoto ed è un bollito piemontese misto precotto. Praticamente ve lo spediscono a casa e ve lo dovete solo rigenerare. Il bello è che vi arriva in un box con tanto di brodo. Allora, per capire se vale la pena ordinarlo, io ho deciso di assaggiarlo e chiedere a Christian di farmelo, di rigenerarmelo, così si dice, giusto? Sì. Quindi ora chiedo però a Christian le caratteristiche tecniche, chiamiamole così, di questo bollito misto piemontese. Il bollito misto pronto all'uso. Pronto all'uso cosa vuol dire? Vuol dire che voi da quando ricevete questo prodotto, in 3 minuti avete un pranzo pronto. Il kit è formato da il bollito misto precotto, dove noi facciamo la lavorazione della bollitura per 4-5 ore per tutti i pezzi che noi normalmente diamo. Vi diamo il suo brodo, ok? Quindi non è un brodo di dado questo, ma è un brodo vero di carne. E vi diamo naturalmente il bagnetto verde. Allora, voi cosa dovete fare? Prendete la vanella del brodo che vi viene consegnata sotto vuoto. Andate a rovesciare il brodo all'interno di un pentolino. Andate a scaldare il vostro brodo sulla fiamma. Nel mentre abbiamo messo su una pentola di acqua calda. Quindi quando l'acqua bolle, abbiamo l'acqua calda, prendiamo la busta così come vi viene portata. Io vado ad immergere la busta così com'è all'interno dell'acqua calda. Questa la lascerò all'interno dell'acqua calda per circa 3 minuti, ok? 3 minuti. E tiriamo fuori il nostro bollito. Vediamo un po' come... Ok, perfetto, vai. A questo punto lo metteremo su un tagliere. Sì. Andiamo a tagliare la busta. Il nostro bollito serviamo direttamente nel piatto. Wow! Composizione del bollito misto piemontese realizzato qui al rifugio della bistecca. Vai Christian. Allora, il brutto è buono, sì. La testina, la lingua, il cotechino, il muscolo e la coda. Vai alla grande. Naturalmente a questo punto noi andremo a prendere il nostro bagnetto verde, ce lo andiamo a mettere sul piatto esternamente. Per completare l'opera ci mettiamo apriamo il nostro bel brodino caldo. Andiamo a riprendere il suo gusto originale. Eccolo qua, è lui, fantastico. Costo di una busta di bollito misto? 15 euro compreso di bagnetto verde, brodo, e le trovate nei nostri pacchi, nelle nostre spedizioni online. Quanto pesa? Quanto è tutto? 600 grammi circa. 600. Vabbè, allora sai che faccio? Mo me lo assaggio questo bollito misto piemontese. Sono molto curioso. Sai che cosa gradirei, Christian? Un pezzetto di lingua. Ma me la bagni nella bagnetta verde la lingua? Certo, l'ho già preparata. Grazie. Rifatto andiamo. Ragazzi, certo, quando gli metti il bagnetto verde c'è quello sprint in più che mi fa dire, mortacci, quanto è buona. Oh, ragazzi, in descrizione vi lascio il link per l'ordine,
E questo è tutto. Un abbraccio, che la brace sia con voi. Bellissima storia questa, bellissima storia italiana di famiglia, tradizione e piatti tipici. Fantastico. Ciao!